tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi di una splendida novità firmata Defa Cosmetics. Per chi non conoscesse il brand, Defa è un giovane brand italiano di makeup e skincare nato dalla creatività di due giovani siciliani. Io nel tempo ho avuto modo di provare diversi prodotti del brand e ne sono rimasta sempre favorevolmente colpita. E oggi voglio parlarvi della nuova collezione No Flash Please, che ho avuto il piacere di ricevere in anteprima dall'azienda e che è disponibile proprio da oggi, 29 gennaio, sia sul sito del brand che presso i rivenditori autorizzati. La mission di Defa è quella di realizzare, di proporre dei prodotti altamente performanti, ma con una grande attenzione agli ingredienti e alle materie prime utilizzate. E infatti i prodotti Defa sono formulati con ingredienti naturali, sono vegani, cruelty free e 100% made in Italy. E ogni prodotto è frutto di un grande lavoro di progettazione, perché l'obiettivo del brand è che praticamente la donna che sceglie di truccarsi con prodotti vegani, naturali e bio non debba rimpiangere la cosmetica tradizionale e che praticamente i prodotti proposti siano sempre in linea con le ultime tendenze, quindi al passo con i tempi. No Flash Please è una collezione a tema, una collezione incentrata sul finish metallico, sul finish luminoso in buona sostanza, per impreziosire il nostro look con riflessi e bagliori, quindi scintillanti, per giocare con la luce e colori cangianti. Ed è una collezione ispirata alle tendenze cromatiche delle Fashion Week internazionali e alle due palette colori Pantone proposte e rilasciate per l'autunno-inverno 2017-2018. Per quanto riguarda il finish, chiaramente è stato scelto quello più di tendenza in questo momento, che è sicuramente quello luminoso, metallico e cangiante. La collezione è composta da 6 rossetti, 4 rossetti matte, quindi 4 rossetti dal colore intenso, dall'intensa texture matte, arricchiti però dal finish metallico, 2 rossetti sheer metal che possono essere utilizzati da soli ma anche come top coat sui rossetti, quindi matte, per un look più glamour e ricercato, 4 ombretti dal finish metallico e brillante e 2 blush dal finish satinato. Il packaging dei prodotti, il packaging esterno dei prodotti, quindi il pack secondario, è realizzato in cartoncino ruvido, come vedete tortora chiaro, c'è cioè il lato superiore e il lato inferiore è in nero, e il bellissimo bellissimo logo Defa, come vedete, con questo petalo rosso stilizzato che richiama la formulazione naturale dei prodotti. Vi anticipo che è una collezione che io trovo veramente stupenda, infatti non vedo l'ora di mostrarvi che colori particolari meravigliosi Defa ha tirato fuori per noi. Prima però, per evitare di ripetere 100 volte le stesse cose, voglio dirvi quelle che sono le caratteristiche comuni, che in comune, che hanno questi prodotti. Sono dei prodotti che hanno un POW di 12 mesi, una fragranza delicata di vaniglia, ipoallergenica e naturale, sono realizzati quasi esclusivamente con ingredienti naturali provenienti dall'agricoltura biologica. Comunque sul sito per ogni prodotto trovate specificata la percentuale di ingredienti naturali utilizzati, e poi sono prodotti long lasting, quindi a lunga tenuta, e anche prodotti che sono arricchiti nella formulazione di con preziosi oli e vitamina E. Direi di partire dagli ombretti, che si chiamano quindi Luminous Silky Eyeshadow, e sono degli ombretti realizzati praticamente con la texture micronizzata High Impact, quindi una texture ad alto impatto, vellutata dal tocco morbido e setoso, dal colore quindi pieno e dal finish molto luminoso per uno sguardo intenso e magnetico. Il packaging degli ombretti è questo, quindi è nero, il materiale plastico robusto, caratterizzato da queste sfaccettature, come potete vedere. È un packaging particolare che loro chiamano a diamante, proprio perché ricorda le facce di un diamante. Questi ombretti contengono 2,5 grammi di prodotto, hanno un prezzo di 14,90 euro e sono veramente strepitosi. Sono ombretti che hanno una texture che è veramente seta pura, vellutata e impalpabile, la pigmentazione è alta, la stesura uniforme, i colori sono vibranti, luminosi, multisfaccettati, insomma multidimensionali, e sono facili da lavorare, non sono polverosi e utilizzati con un primer durano tutta la giornata. Le polveri tra l'altro sono wet and dry, quindi potete utilizzarli. Ho coniato un nuovo termine. Potete utilizzarli sia asciutti che bagnati e sono ideali sia per realizzare dei look metallici intensi che per impreziosire il make-up con piccoli tocchi di luce. Vediamo quindi i colori nel dettaglio. Il primo colore è il numero 013 e si chiama Beautify. Si tratta di un rosa salmone caldo, medio chiaro, delicato e con una punta di corallo all'interno dal finish metallico. È un ombretto setoso e molto pigmentato,
colorato, super femminile e sensuale, bellissimo anche da solo per look da giorno semplici e luminosi. È quello che ho utilizzato oggi sulla palpebra mobile, è bellissimo, è un ombretto proprio che veste la palpebra di un velo di luce e ha una texture davvero molto molto sottile, e l'ho utilizzato insieme a un altro ombretto Defa che amo particolarmente nell'angolo esterno, ed è Tobacco, quindi l'ho usato per scurire l'angolo esterno, ed è questo ombretto marrone scuro, freddo e opaco, super pigmentato e facile da sfumare. Il colore è veramente poi un must have. Proseguiamo con il Luminous Silky Eyeshadow, il secondo è il numero 014 e si chiama Space Oddity. Si tratta di un grigio lavanda, un grigio violaceo cangiante, medio scuro, freddo, dal finish metallico, che illumina lo sguardo di un romantico riflesso lunare, dice il brand. Un ombretto che ha una texture, una consistenza burrosa, e la pigmentazione è qualcosa di incredibile. Questa è una singola passata di ombretto, veramente bellissimo questo grigio lavanda. Dove stavo andando non lo so. Il terzo colore che vedete è il numero 015, si chiama Harmony, viene descritto come un rosa confetto. Sulla mia carnagione in realtà, come vedete, per fortuna direi, perché io non amo il rosa confetto, è un rosa medio chiaro, neutro freddo e con un tocco di malva all'interno. Un colore elegantissimo, in grado di sposarsi con tutti i look più femminili. E concludiamo in bellezza con X, il numero 016, descritto come un duocromo cioccolato con riflessi verde assenzio, che sarà la pozione segreta per tutti i make-up più originali. Si tratta di un ombretto che ha una base marrone, un marrone sicuramente scuro e intenso, e con un tocco di plum, quindi con sfumature, oggi sto dando proprio i numeri, con sfumature prugna, e quindi e questi riflessi brillantissimi verde-azzurri. Quindi questo è un ombretto che ha decisamente più un finish brillante che un finish metallico. Io lo trovo splendido e devo dire anche molto particolare, perché non ho nulla di simile io con una base così scura e pigmentata, e sicuramente per uno smoky intenso da sera è veramente strepitoso. Comunque sono uno più bello dell'altro, i miei due preferiti sono i primi due, quelli che personalmente sfrutterò di più. Considerate, tenete a mente che questi ombretti sono wet and dry, e questi swatches io li ho fatti con gli ombretti asciutti praticamente, quindi da bagnati diventano ancora più luminosi, sfaccettati e intensi di così, quindi sono davvero splendidi e ve li straconsiglio, vi consiglio di provarli se amate gli ombretti dal finish luminoso, perché questi sono davvero dei mono gioiello. In collezione poi troviamo i Luminous Sheer Blushes, sono due blush realizzati con l'innovativa texture micronizzata. Sono stanca morta, sono appena tornata dal centro vaccinazioni con Iris, 2 ore di fila, ecco perché sono così, insomma, più rinco del solito. Comunque vi dicevo, questi Luminous Sheer Blushes sono due blush realizzati con l'innovativa texture micronizzata Natural Glow. Sono infatti praticamente dei blush che hanno una texture setosa, impalpabile, una texture altamente sfumabile dal finish satinato. Infatti si tratta di blush che contengono all'interno delle sottili perle che donano un tocco di luce al viso, proprio un tenue bagliore, una luce soffusa e naturale per un effetto bond mine immediato. Questi blush contengono 8 grammi di prodotto e hanno un costo di 22,90 euro, e sono proposti, il packaging è questo, quindi il packaging è sempre a diamante, ovviamente più grande perché contengono ben 8 grammi di prodotto, e vi dicevo sono proposti in due tonalità molto delicate che mantengono sempre naturale il risultato, l'effetto finale. La texture di questo blush, di questi blush, ha un livello di setosità che è veramente incredibile, questo sicuramente grazie alla presenza di questo mix di oli all'interno della formulazione: olio di argan, olio di albicocca, olio di macadamia, olio di avocado, giusto per citarne qualcuno. Sono quindi super setosi, ben pigmentati, molto modulabili e hanno un'ottima tenuta. Vi mostro i colori, questi sono due, più facile fare gli swatches qui con voi. Partiamo dal numero 005, se non erro, no, 004 è questo, sì, il numero 004 si chiama Coral Blink ed è quello che ho scelto per il look di oggi. Il Coral Blink è praticamente un pesca corale
corallo, medio, caldo, sicuramente impreziosito da sottili riflessi dorati, un colore veramente bellissimo, solare, che scalda l'incarnato, eccolo qua, quindi questo è Coral Blink. Io lo adoro perché io praticamente, questo è un colore che si armonizza perfettamente con i miei di colori, è un colore perfetto per tutti i giorni, mai invasivo, che dona un effetto salute istantaneo e sta bene con qualsiasi tipo di makeup. L'altro blush invece è il numero 005 e si chiama Jolie Rose, il colore è questo, quindi come vi dicevo assolutamente due tonalità tenui e delicate, veramente mai invasive. Questo è lo swatch invece di Jolie Rose, sono colori tenui ma come vi dicevo sono molto pigmentati, ecco qua, la scrivenza infatti è altissima, e questo è il colore di Jolie Rose, che è praticamente un intramontabile rosa, direi un rosa di media intensità e con un sottotono sicuramente neutro freddo sulla mia carnagione. Si tratta di blush e sempre dal finish satinato, è praticamente un colore sicuramente fresco, ravvivante e femminile, quindi il numero 05005 Jolie Rose. Questi sono dei blush indubbiamente dai toni classici, molto portabili, che impreziosiscono quindi il makeup con questo delicato effetto glow che è davvero molto molto naturale. Tra i due, comunque il mio preferito è senza dubbio il Coral Blink. In collezione poi troviamo 4 Velvet Metal Lipstick, sono praticamente dei rossetti metal matte, rossetti dall'intensa texture matte arricchiti con bagliori metallici, riflessi cangianti e che mantengono le labbra però costantemente idratate. Su questo punto infatti Defa ha lavorato molto, perché tradizionalmente i rossetti metallizzati tendono a seccare le labbra e a mettere in evidenza pellicine e imperfezioni varie. Questi rossetti invece contengono un mix pregiato di oli che rendono praticamente la texture corposa, vellutata, avvolgente sulle labbra e che donano una sensazione di comfort assoluto durante l'indosso. Lo scopo dell'azienda era creare dei rossetti metallizzati estremamente confortevoli e questi lo sono, quindi sono riusciti nell'intento. Il packaging di questi rossetti è nero squadrato e come quello dei rossetti in gamma permanente, e come quelli già in gamma che io adoro, ve ne ho parlato spesso, sono dei rossetti che hanno una texture corposa, quindi fondente, vellutata, che praticamente rilascia in un singolo strato un colore pieno, colore che aderisce perfettamente alle labbra. Questi sono rossetti che non sbavano, se non mangiate restano al loro posto e sono molto confortevoli. E questi della collezione in particolare sono dei rossetti caratterizzati da un colore saturo ed extra luminoso, quindi da un finish metallico intenso, che avvolgono quindi le labbra di colore e luce, donando tridimensionalità e un piacevole effetto rimpolpante. Contengono 3,5 grammi di prodotto e hanno un costo di €22,90 e sono proposti in 4 nuance glamour adatte a tutti i gusti e a tutte le occasioni. Io sono già armata di swatch di questi, con questi rossetti che sono veramente uno più bello dell'altro, e direi quindi di partire dal primo di questi dei rossetti, quindi Velvet Metal Lipstick. Il primo che vedete è il numero 013 e si chiama Sensuel. Direi che il nome è veramente azzeccato, perché è una tonalità estremamente femminile e sensuale, descritto come un malva freddo con bagliori argentati. È un rosa berry, un rosa violaceo metallico veramente stupendo, di media intensità e ricco di riflessi argento. Io amo le tonalità simili, insomma tonalità del genere, e non ho nulla di molto simile, ho un malva metallico che è quello di Pupa della collezione I'm Metallic, che tra l'altro abbiamo visto recentemente, ma non c'entra niente con questo colore, è più chiaro, è più caldo, è più tenue, e quindi questo è molto più intenso ed è molto più malva, quindi proprio assolutamente diverso, e lo trovo davvero strepitoso. Il secondo rossetto invece è il numero 014, si chiama Strike ed è un fucsia metallico freddo medio scuro con riflessi rosati, acceso e vivace, un colore che sicuramente non passa inosservato, un evergreen reso speciale dal finish metallico. Abbiamo poi il numero 015 Kimono e si tratta di un rosso amaranto, un rosso berry scuro, intenso, neutro freddo con riflessi rosa violacei per vestire le labbra di eleganza e sensualità. Questo è un colore ideale per chi ama sicuramente i colori intensi ed è un rosso splendido per la stagione fredda, quindi proprio per questo periodo dell'anno. E poi abbiamo un rosso
rossetto che per me è veramente un capolavoro, è quello che indosso, è il numero 016, si chiama Redfish, viene descritto come un colore cangiante come le squame di una sirena, un ruggine di base con riflessi fucsia, un rossetto che affascina e seduce chiunque lo guardi o lo indossi. Io vi dico solo che già lo adoro, è sicuramente uno dei rossetti più particolari che io abbia mai visto, è praticamente un rossetto anche difficile da descrivere. Ha sicuramente questa base marrone rosata, un marrone bruciato, veramente arrugginito, insomma caldo, con riflessi che sono rame, rosa, fucsia, viola, veramente diversi a seconda dell'incidenza della luce. Sicuramente in questo modo, insomma, sbocciato, non riuscite a cogliere i suoi incredibili riflessi, questo purtroppo va visto dal vivo per apprezzarlo in tutta la sua bellezza, ma vi assicuro che è strepitoso, è il mio pezzo preferito di questa collezione, tra l'altro è un colore che io porterò spesso e volentieri, anche perché come vedete il colore di base è molto molto portabile, e l'ho utilizzato, l'ho abbinato stamattina con la matita Soar di MAC, stanno benissimo insieme, ricorda vagamente Vintage di Mulac, ma vi assicuro che sono diversissimi perché Vintage è più scuro, più freddo e poi non è così sfaccettato e così luminoso. Questo è veramente un capolavoro. Devo dire che, come dire, devo fare davvero i complimenti a Defa perché ha sfornato veramente delle tonalità bellissime, però i miei due preferiti sono sicuramente Sensuel e Redfish, proprio i miei due colori che, come dire, sono i colori che sicuramente io porterò di più perché sono più adatti, insomma, ai miei gusti, quindi davvero strepitosi. E concludiamo quindi il nostro viaggio alla scoperta della collezione No Flash Please con i Velvet Sheer Metal Lipstick, quindi sono due rossetti metal sheer semi-trasparenti dai colori tenui e delicati che possono essere utilizzati da soli per un look nude ad effetto metal oppure possono essere utilizzati sopra rossetti matte, quindi per personalizzare il colore e ottenere anche un effetto praticamente rimpolpante grazie ai giochi di luce e ai riflessi. Questi rossetti, quindi i Velvet Sheer Metal, sono perfetti per chi non vuole rinunciare all'effetto metallico ma preferisce i colori più tenui e l'effetto metallico quindi più delicato. Rilasciano sulle labbra un velo di colore con una texture vellutata leggera e confortevole. Il comfort è veramente assoluto, sembra di indossare praticamente un balsamo labbra in buona sostanza. Il packaging dei rossetti dei Velvet Sheer Metal è identico e anche il costo, quindi hanno lo stesso packaging e lo stesso costo rispetto ai rossetti Velvet Metal, ce la posso fare oggi, no? Dite voi, ai Velvet Metal Lipstick che abbiamo appena finito di vedere. E per quanto riguarda le caratteristiche, io per il momento non li ho provati come top coat, ma li ho provati da soli e devo dire che dalla descrizione mi aspettavo dei rossetti più sheer, invece la coprenza, comunque la pigmentazione è discreta e stratificandoli un paio di volte, insomma 2-3 volte, il colore si vede tranquillamente sulle labbra anche utilizzandoli da soli. Andiamo quindi a vedere i colori. Il primo è questo, è il numero 017, si chiama Sugar, è un nude a base beige, direi neutro caldo e con un micro glitter argento, un colore molto delicato, argento, sono sempre cinesina io ogni tanto. Poi abbiamo infine il rossetto numero 018 Ninfea, è un nude invece a base rosa, si tratta di un prugna rosato caldo di base, raffreddato anche in questo caso da micro glitter argento, è un colore molto femminile e portabile, io tra i due preferisco nettamente Ninfea, questo è bellissimo anche da solo sulle mie labbra, questo non tanto perché è un colore chiaro che tende a schiarire il colore naturale delle mie labbra, questo sicuramente però lo proverò come top coat. Ninfea è un prugna rosato davvero strepitoso e direi che questo è tutto. Per concludere, per me si tratta veramente di una splendida collezione, è perfetta per realizzare look luminosi e metallici super trendy. Non si tratta di prodotti economici, ma sono prodotti dalla formulazione naturale, realizzati con texture innovative, altamente performanti e semplici da utilizzare.
Sono rimasta davvero colpita dalla pigmentazione, dalle texture e anche da alcune tonalità proposte. Rinnovo infatti le mie impressioni positive su questo brand. Si vede veramente che le cose sono fatte con cura, si vede il lavoro che c'è dietro ogni prodotto e sono rimasta molto colpita, devo dire, anche dal materiale informativo che ho ricevuto insieme alla collezione. Veramente completo, ricco di dettagli, precise anche le descrizioni dei colori, quindi davvero complimenti a Defa per come ha curato questo lancio. E infine ho anche un'ottima notizia per voi: ho fatto prima possibile, ho lavorato a questo video insomma nel weekend, perché Defa ha deciso di premiare le blogger, le youtuber più veloci nella realizzazione di contenuti sulla nuova collezione, offrendo un codice sconto non del classico 10%, bensì del 15%, che non è poco, e quindi io sono veramente contenta di potervi offrire uno sconto maggiore. E quindi in giornata nell'info box devono ancora comunicarmelo, e nell'info box troverete un codice sconto per poter usufruire dello sconto del 15% sul sito defacosmetics.com fino al 12 febbraio. Io ringrazio come sempre Defa per la fiducia, spero di esservi stata utile, vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima!